La Catanese Beach Soccer manca il riscatto cedendo alla Lamezia Terme con il punteggio di 4-2. Seconda battuta d'arresto, la prima in campionato nei 36 minuti di gioco regolamentari. Alla Sabbia d'Oro Beach Arena i ragazzi di Andrea Galofalo vogliono cancellare la sconfitta patita ai rigori contro la Ecosystem Catanzaro. L'approccio è dei migliori con l'1-2 di Campanella e Ardizzone, poi un crollo inatteso tradisce le ambizioni di una Catanese chiamata ad una dura risalita per conquistare le finali di Lignano Sabbia d'Oro. Mister Garofalo conferma il quintetto base partito titolare nel match di esordio, spazio quindi a Graziano Di Benedetto tra i pali, capitan Daniele Buonanno e Salvo Campanella al centro della difesa, Gianluca Missale a supporto di Davide Ardizzone. Il gruppo della Catanese si incita l'uno con l'altro, la partita inizia con questa opportunità dopo 48 secondi, Davide Ardizzone falciato fallosamente appunto, calcia sul palo, è la prima opportunità, poi dopo 1 minuto e 43 secondi Salvo Campanella firma il gol dell'1-0 Catanese in vantaggio con questo grande gol del numero 5 appunto che calcia alla sinistra del portiere Grandinetti. L'inizio è dei migliori con queste due palle gol, poi l'opportunità per la squadra avversaria, questo pallone calciato al secondo minuto con Graziano Di Benedetto che si supera, non fa lo stesso poi pochi istanti dopo, il pallone infatti calciato alto sopra la traversa, grande opportunità per la Lamezia Terme, ma dopo 4 minuti e 22 secondi Daniele Buonanno, questo assist al bacio per Davide Ardizzone che firma il gol del 2-0, grande attaccante in questa circostanza, il numero 9 mette alla destra di Grandinetti, lasciato tutto solo, non ha perdonato, ma il botta e risposta 2 secondi dopo con Muraca che calcia alla sinistra di Graziano Di Benedetto che aveva lasciato un uomo al palo sul suo lato destro, 2-1, tutto da rifare con un gol di vantaggio qui di Benedetto, calcia l'assist per Daniele Buonanno che impegna il portiere dopo 6 minuti e 30 secondi, ancora Catanese con questa opportunità per Davide Ardizzone, giro e tiro al 10° minuto e questa è l'ultima opportunità dei primi 12 minuti di gioco con Garofalo che dà consigli a Federici, pronto a subentrare, l'opportunità dopo 1 minuto e 30 secondi per Perciamontani che poi però 7 secondi dopo è implacabile sullo sviluppo di questo calcio d'angolo, qui disattenta la retroguardia della Catanese e il giocatore in maglia numero 21 rimette tutto in parità 2-2, qui però la Catanese sicuramente non ha fatto una buona fase difensiva, il gol del numero 21 di Lamezia Terme, qui Campanella, break per il numero 5 falciato fallosamente, pazzesco qui che i due arbitri, i due assistenti non abbiano ravvisato il fallo, qui l'opportunità Davide Ardizzone si sbraccia irregolarmente secondo gli arbitri e dopo 3 minuti e 17 secondi il gol di Mascaro che firma quindi il 3-2 che nasce probabilmente da questo errore a nostro avviso arbitrale, comunque tutto da rifare, ribaltone per la Lamezia Terme, qui Francesco Galliano si libera per l'opportunità, la parata del portiere in maglia numero 22 Grandinetti, ancora poi Musumeci, l'azione che porta poi Davide Ardizzone, ancora una possibile fallo non secondo gli arbitri e questo poi rovesciata, bravissimo qui il portiere appunto Antonio Musumeci su questa conclusione del numero 17 scalese ed è l'ultimo brivido di questo secondo tempo, terzo tempo che inizia con un altro quintetto di Benedetto Zagami, Missale, Patanè, Federici, questa autorete però di Riccardo Federici dopo 3 minuti e 10 secondi condanna al 4-2, sfortunata autorete, pallone che quindi sorprende Graziano Di Benedetto che nulla può, qui ci prova Zagami dopo 4 minuti e poi ancora qui la parata di Grandinetti sulla conclusione di Tedeschi che dalla propria area di rigore praticamente aveva calciato un grande destro, qui carica il portiere su Graziano Di Benedetto e annullato quindi il punto del 5-2 per la Lamezia Terme e qui questo pallone che va ancora diciamo con un grande Di Benedetto che appunto si supera all'11° minuto, praticamente il penultimo minuto, penultimo atto, poi questa conclusione che non trova la porta, finisce quindi 4-2 per la Lamezia Terme, seconda battuta d'arresto per la Catanese, la prima nei 36 minuti di gioco, domani ci sarà la terza ed ultima partita di questa tappa contro Catanzaro Beach Soccer, sentiamo Danilo Litteri, team manager, e il mister Andrea Garofalo.
Siamo entrati con la mentalità giusta in campo, il primo tempo parlava da solo, poi c'è stato un calo di concentrazione, abbiamo subito i due gol, poi il terzo sono passati in vantaggio, i ragazzi giustamente sono nervositi un po'. La partita è stata un po' nervosa e loro sono stati molto più cattivi e hanno vinto, giustamente. Dalla prestazione di ieri, ben augurante, un 1-1, una partita molto equilibrata, a questa partita che invece doveva essere sicuramente leggermente ad appannaggio della Catanese per le qualità tecniche più che altro della squadra. Sì, sì, sì. Ti ripeto, vedendo la partita di ieri, oggi era sicuramente alla nostra portata, ma così non è stato purtroppo. Mi dispiace per il morale dei ragazzi, ma sono sicuro che entrando in campo con la mentalità giusta e con la cattiveria giusta, spero e credo che ci rifaremo. Diciamo che tendenzialmente è così, io mi aspetto la prestazione, ma io domani mi aspetto 3 punti. Perché ieri, per una serie di circostanze, ti ripeto, quando perdi i rigori ci può stare, perché è fortuna e sfortuna, è così. Oggi abbiamo perso sul campo, anche se per me già è proprio a nastri di partenza. La partita domani era la più difficile ed è la più difficile, a maggior ragione oggi con il risultato, con i due risultati negativi che abbiamo fatto. Ma sai, può succedere sempre di tutto e sta a noi, non a loro, sta a noi, a partire da me. Io tenterò di stimolarli, di dargli il più possibile anche sicurezza, perché non, diciamo, non si devono fare drammi, ma la situazione ora è più complicata e allora a maggior ragione mi aspetto ancora di più da tutti, ripeto, da me, nelle mie scelte, nel modo di gestire, di più. E so che questa è una squadra fatta di amici, di compagni, di quasi fratelli. So che domani ci sarà. E al di là di tutto, ok, va bene la prestazione, ma domani io voglio vincere. In qualsiasi maniera.